Ci siamo, giovani. Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Colui che ha cambiato la musica napoletana. Colui che insieme a Antò portò il rap napoletano su un altro livello. Colui che si è definito il nuovo re di Napoli. Ragazzi, stiamo parlando di Massimo Ranieri. Scusate, ho sbagliato. Ragazzi, è uscito il nuovo disco di Luchè, Dove volano le aquile. Dove volano le aquile, secondo voi? Io non lo so dove volano le aquile. Lo scopriremo insieme in questo disco, magari, dove volano le aquile. Da qualche parte voleranno. Allora, ragazzi, il disco dura ben 16 brani. Si può dire il disco dura ben... Vabbè. Il disco è composto da ben 16 brani, che non sono pochi, oggigiorno. Un'ora di roba, ragazzi. Tanto. Rispetto alla media nazionale ultimamente. Quindi partiamo subito, perché sarà una bella carrellata di roba. I featuring, come già tutti sapete, sono vari ed estroversi, come Elisa, Coco, Etta, Marrakesh, Madame, Ernia, Coco di nuovo, Joeler, Gue, Nois Narcos. Vai. Iniziamo subito con Dios. Sapete, no? Cosa intende con Dios? Diego Armando Maradona, 10, queste cose qua. Partiamo subito, sentiamo che ha combinato. Che piano... che piano segreto, in piano segreto questo va. È una maestra. Che roba, ragazzi. Una vita imperfetta, ma è imposta per me, correrò per noi. Quattro di violento, fiammifero buttato, aiuto chi mi accanto, trasformo lo stress in entusiasmo. Non metto a mondo figlio perché un padre vuole, tu rimarrai solo, neanche la bellezza ti fa effetto. Cresciuto nella imperfetta, ma è importante. Raga, che roba direi, fortissimo. Bella, vai con Slank. C'è una città tra le nuvole, tutti sanno chi sei. Slank. Sono famoso per lo slang. Napoli insieme, voglio il successo di tutti. Il mio disco più bello è sempre quello dopo. Super gangsta questa, bellissima. Ho bucato il pavimento così famoso che con il nome rispondo col mio Ivan. Punchline, solo fatti di sé. Fotti la ascolta se. Bella. Cambia beat. 2 milioni in cash in classifica, 2 anni interi. 2 file da 16 colpi in dono una storia. Anche se arrivo gli brucio la bandiera. Ho il prossimo ultimo. Ho il nuovo sfere e basta. Sono venduta alla star. Raga, sta roba mi piace un sacco. Quando Luchè fa sta roba impazzisco. Bella. Io preferisco questo Luchè ovviamente a quello un po' più melodico, quello un po' più pop. Perché ormai lo sappiamo tutti che Luchè è diventato un po' il Vasco Rossi del rap italiano. E ovviamente è un bene, per carità, ci mancherebbe. Però io personalmente preferisco questo Luchè. Bellissima questa. Vai con No Love insieme a Coco, e qua ovviamente ritorna il Vasco. Sentiamo. Oh, per carità, mi piace tantissimo anche questo Luchè, questo Luchè più melodico, più emotivo, mi piace tantissimo anche quello, però lo ascolto meno. Vai. Il cuore non lo. Bella. I tuoi fan spendono soldi su Olifia. Appena fatto un'altra striscia. Sono lasciarti così. Non vestiti. Per me non sono amici. Leggo il mio nome nei dissing. E mi mostra i suoi dissing. Non pensa ieri sera è stato. Autostrade. Cielo viola la tua storia. Autostrade. Cielo viola.
Ruolo molto. Ma che cazzo? Ruolo molto marginale per Coco, però fatto il suo. Poi, insomma, Coco e Luca stanno insieme proprio come Cotto e non mi viene il paragone. Bella, bella questa, comunque molto chill, però rimaniamo comunque in quello stile che piace a me. Mi aspettavo una cosa molto più love, invece, come dice il titolo, non love, no. Vai, liberami da te, Conetta. Oh. Ah, che bomba questa! Figata il beat! Che beat, ragazzi! Quello è il beat con i di Luchè. Ci sono questi di Luchè sotto. Molto a filastrocca la parte di Etta. Non so se il ritornello proprio. Non mi sembrava proprio un ritornello ritornello. Infatti non so. Se è quello il ritornello non mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto molto più all'inizio. Mi è piaciuta molto più sta parte, ma c'è anche dopo. Non c'è più quel ritornello. Non c'è più quella parte, secondo me hanno sbagliato. Se la so giocata malissimo, perché veramente il ritornello iniziale è una cosa pazzesca. Vabbè, bella comunque, mi è piaciuta questa Etta, io non la conoscevo. Va bene, bella, bella. Le pietre non volano con Marrakesh, qua tutti a casa. C'è molto pianoforte in questo disco e a me piace. Sta riprendendo? Sta riprendendo, sì. Che beat, raga. Amo sta roba. Le pietre non volano. Vai con Marrakesh. Mamma mia. Che roba, ragazzi. Marrakesh lo ascolterei H24. Assurdo. Al momento forse la mia preferita del disco, non lo so. Ragazzi, è un disco complesso comunque, non è facile dare un giudizio così veloce. Io già lo sapevo che comunque i dischi di Luchè non sono facili, nel senso li devi ascoltare più volte prima di iniziarli a digerire. Vai con qualcosa di grande, featuring Madonna. Beat uno meglio dell'altro. Lo leggo negli occhi che ha voglia di dimmi. Tu sa, io la tipica bambina che lo stringe a sé. Non ricordo più il suo nome, dico vado di fretta. Ma la sera di nascosto chiedo al cielo un bro. Giuro vittoria con diamanti sul mio dito medio. Pillole di. Che accoppiata, raga, fantastico. Sanax con NSX, solo rimedio. Collane donne come vuoi, ma sono al terzo e sono al top. Vengo a trovarti in ufficio. Bella, bella proprio, ci stanno benissimo insieme Luca e Madame, un'accoppiata fantastica. Comunque, raga, già ho l'impressione che tutte ste canzoni resteranno proprio. Mamma mia, le condivideranno a manetta sui social, tutte queste frasi. Cioè, è bello, bello proprio, bello proprio. Molto pop in questo senso. Vai con l'ultima volta. Raga, queste saranno tutte hit, io vi avviso. Tutte hit saranno. Ti darò la colpa, mai. In questo Luchè devo dire che è il numero uno, raga. Quando si tratta di rap intimo, passionale, mamma mia, ragazzi, che roba. Bellissima, bellissima pure questa. Vai con. Ci riuscirò davvero con Ernia? Sono curioso perché a me Ernia piace tantissimo e nei featuring da
il massimo, vai. Sul foglio il mio nome in corsivo, si può volare se cadiamo in giù, vino d'anni bruciati sulla scrivania, contare i morti per monotonia, il suo corpo era mio ma adesso è di un altro. Tutti quelli intorno a me, non dire mai dove abiti più la vita dei miei, io ero destinato a un finale di dove vai, chi nasce come noi. Questo mi piace un po' meno, ma non lo so, così a primo impatto. Oh, ma Ernia dove sta? Eccolo. Tengo la cinta per essere primo, e i denti così forte che li rovino. Io non voglio sembrare, io voglio essere. Sali sui muri fra Don Diego, a chi mi ha tradito va che vi vedo. Ho solo finisco i miei giorni a Castello Sforza, con un cappio fatto in filo di Scozia. Mamma mia, che strofa, bellissimo, bellissimo. Però è una delle mie, questa canzone è quella che mi ha colpito meno finora. Vai con Karma, di nuovo Coco. Lascio fare a Karma. Caricato un'arma ma lascio fare a Karma. Donna indipendente come fai a non amarlo. Saputo quando sono tornato a casa, seduto su una classe C, con tante C. Beat molto ricercati, figo. Questo mi ricorda un po' Io Technology di 50 Cent, Justin Timberlake, non lo so, mi dà un po' quell'aria lì. Mi piace questa cosa che comunque i rapper più esperti, tra virgolette, quelli con una carriera più lunga stanno proprio, hanno trovato il loro sound e continuano verso quella strada. Bravi, così si fa, bravi. Mantengo la calma. Nella tua città sembra. Ecco Coco. Lei non è una santa, mi ho preso la mia prima pacca. Cambio passione, non cambio strada. Cambiato beat. Variazione di beat fighissima. Carina, carina questa. Non mi fa impazzire, ma carina. Vai con Password. In amore ho già sofferto tanto. In questo momento cerco avvisando. Questa già, non lo so, questa è, secondo me è già una hit. Già passerà dappertutto, secondo me. Secondo me, vedremo, vedremo. Mi dà l'impressione che la sentiremo ovunque. Cosa chiedi? Voglio un ritratto di famiglia sulle mie pareti. Una disse che mi odiava. Addirittura. Se le presi, una disse che preferisci viaggiare. Che sei poco social, più da telegiornale. Ma se tagli... Mi ricorda un po' 10 ragazze, quella di Ernia... Ercomi. Ne voglio una così, ne voglio una così, ne voglio una così. Vai. Per farti notativo gusto, perché va in bagno a sistemare il trucco. Si attenta con me. Bella, bella, bella. Passata anche questa. Questa è, non lo so, mi sa di singolo. Secondo me è il prossimo singolo questo, Password. Vai con Tutto di me. Non so amare più. Il dolore nella mia voce dice tutto di me. L'estate è finita. Ma raga, questo è forte, ma forte, Questo è il Luque che mi fa impazzire. Oltre a quello gangsta, questo è il Luque che scava dentro di sé proprio. Intimo, intimo proprio al 100%. Questo è un capolavoro, raga. Cosa ci resta? Oh, credimi. Il futuro, se poi hai bisogno. Che roba, raga, che roba. La migliore per il momento, non lo so, quella che mi ha colpito di più. Per il momento la migliore è Tutto di me. Vai con Si vince alla fine, vai. Mi sento fortunata, si vince alla fine. L'unico il suo. Col cazzo duro piscio sulla loro tomba. Hey. Sulla scia arcuata mentre ricontoco puro come coca. Forte. Poi in cucina ho toccato il culo alla cuoca. L'abbiamo capito tutti che sia migliore che non sia bitch. Saliamo in camera, non porta niente sotto la godonna. La nostra scia. Ci sono parecchie. Ci sono parecchie frecciatine, ragazzi. Nella scena è clamorosa, guardo di modelle criminali e milionari. Non farò pace se ti odio. Ti lascio parlare, si vince alla fine.
non ci lasciamo cambiare da un Rolex limitato, ci guardavano dall'alto. L'unico è solo che... Bellissimo anche questa, mi piace tanto, sì, mi piace il suo modo di rappare, qua le strofe fantastiche, bella, bella, bella pure questa. Ragazzi, ma arriva il momento topico. Il pezzo con Geler, sempre un evento ormai, in ogni disco. Sentiamolo subito, togliamocelo subito, vai. Vai. Bello sto piano. Sembra già figo. Ma raga, non ci sto credendo. Non ci sto credendo, ragazzi. Voi ci state credendo? Se ci state credendo, scrivetelo sotto i commenti. A cena tutto quando lo ammiretto ristorante la sarà venire. Poi già passa già venire. Univo stavi. Ma può chiedere te cose tra i figli. Ma può date cose tra le loro consiglio. Si puntiamo a soldi in lo scuro. Ovvero. Che se parla ma stessa. Ma è ragazzo e quindi se mi medizza. Tu ne hai vissuto che sto piccio più scemo devi serpa. Mi sembra che lo vero. Con un fiero andello cambia. Per una canza fina. Ma ragazzi. Ragazzi, non ho parole per definire questa roba qua. Però, oh, vi immaginate se avesse chiamato Antò? Non sarebbe successo mai, però ve lo immaginate, raga? Ma sarebbe caduto il mondo, sarebbe caduto. Però l'unico che poteva sostituirlo... No, sostituirlo no, perché ragazzi, sono insostituibili, Lukento. Occhio, occhio. Però l'unico che veramente poteva dire la sua su un beat del genere era solo Geler. Secondo me, nessun altro poteva mettersi su questo beat. E ha fatto una strofa da panico, bellissima. Che emozione, fortissima, bellissima, bellissima. Vai con dire la mia. Cazzo, è la suoneria della Samsung. Di più. Non lo so. Data via. Cazzo, già la so, possibile? Di più. Della mia. Bella però, dai. Occhio. Occhio al cambio di beat. Fumare libera la mente. Altra. Volare via da bronzarci a gennaio. Oh, i cambi di beat fanno paura. Ci sono un sacco di tracce. Spacca, ragazzi. A livello musicale hanno fatto un lavoro assurdo. Vai con Addio, featuring We e Noise Narcos. E anche l'ultima del disco, perché Topless la sappiamo già. Ok, 10 modelle l'idea di chi ti sta mettendo conto. 300 all'ora con una 9. Vedo tutto l'anno. Stiamo forte in strutto club. Adesso punto alle radio. Punto alle io. La pistola salve, puoi giocare a Nintendo. È sempre ridere dopo che ce l'hai fatta. Fa caldo, faccio un ventaglio con quel mio. Dimmi, ti prego, dimmi. Addio, vorrei ringraziare di te. Sulla strada come un clochard. Di lusso, mano sulla coscia. Le mie rime, figlia di Putin. Fogli verde, bottega come calzone. Lui G, leggende come lui. Sto sentendo comunque il nome di Putin in un botto di canzoni. Ci avete fatto caso pure voi? Nella realtà il cattivo nato fuso di Napoli. Gue proprio a tema Russia. Vai. Come il mio. Le bionde superficiale con culo mio. Le bionde superficiale con culo da Dio. Vita sul bordo del cielo. Fan disco come il mio di copie fino limite. Io bello saldo su cacciandomi fuori. Dimmi, ti prego dimmi. Di chi dovrei. Bella raga, finisce così il disco. Come vi dicevo prima, lo devo digerire sto disco. Però è forte raga, è forte, è forte, è forte, è forte. È forte. Con tutto che io non sono un super fan di Luque, però mamma mia, non si può negare che è una bomba. Ragazzi, che voto gli do? Che voto gli do? Musicalmente è curato veramente nei minimi dettagli. Strofe di Luque tutte forti, tutte messe al punto giusto, le parole giuste al punto giusto. C'è veramente un bel mix poi di gangsta, intimo, canzoni d'amore, c'è un po' di tutto. C'è un po' di veramente completo come disco e i featuring devo dire tutti azzeccati, veramente
stanno tutti veramente al posto giusto, a partire da Elisa fino a Noyz Narcos. Raga, questo disco almeno gli dobbiamo dare 9. Io dico, per il momento dico 9 più. 9 più per il momento, ragazzi. Lo devo riascoltare, ovviamente, un disco da metabolizzare, da analizzare meglio i testi, riascoltare meglio i testi, analizzarli meglio, però mamma mia, sono tutte hit, sono quasi tutte hit. 16 canzoni, quasi tutte hit. Voi invece che voto date a questo disco? Me lo dite? Me lo dite nei commenti, mi fate sapere? Dai, vi aspetto nei commenti e per ora ci fermiamo qui, ci vediamo alla prossima reaction. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete, se non volete non vi iscrivete, cioè non è che siete obbligati a iscrivervi. Niente, vi saluto così, vi mando un bacio da Enzo, PlayStation. Ciao.